Il futuro ti preoccupa? Temi i cambiamenti climatici? E se affrontassimo tutti questi problemi contemporaneamente? Questo è possibile. Ecco perché la Commissione europea ha proposto nuovi obiettivi per il clima e l'energia per il 2030. Il primo è abbattere le emissioni dei gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo finale di ridurli di almeno l'80% entro il 2050. Ti sembra un programma ambizioso? Dal 1990 abbiamo già ridotto le nostre emissioni del 18%, mentre il prodotto interno lordo è cresciuto del 45%. La lotta al riscaldamento globale è una sfida complessa, ma anche un'opportunità per la nostra economia. Innanzitutto favorirà la competitività e l'innovazione. Nei prossimi anni molti settori cresceranno rapidamente, come l'edilizia sostenibile, i trasporti puliti, i prodotti efficienti sotto il profilo energetico, l'energia rinnovabile. I posti di lavoro, ad esempio, sono già aumentati da 3 milioni nel 2002 a 4,2 milioni nel 2011 e siamo solo all'inizio. Inoltre, privilegiando l'energia rinnovabile e le soluzioni efficienti sotto il profilo energetico, ridurremo la nostra dipendenza dalle importazioni di energia e quindi anche la nostra fattura petrolifera, che ammonta a 1 miliardo di euro al giorno. L'UE non è la sola a intervenire in favore del clima. Lo stanno facendo molti altri paesi, ma l'Europa è senz'altro la capofila. Da oggi al 2020, almeno il 20% del bilancio dell'UE verrà investito nell'azione per il clima. Vale a dire circa 180 miliardi di euro. Perciò affrontare i cambiamenti climatici significa fare affari, buoni affari. E sono affari nostri. Obiettivi per il 2030 per il clima e l'energia. L'Europa sta indicando la via per un futuro sereno e prospero per il nostro pianeta e la nostra economia.